Benvenuti, benvenuti alla puntata di oggi di Stampa e Vangelo. Intanto mi scuso per il ritardo rispetto all'orario consueto, siamo quasi sull'impresentabile. Eccoci qui, anche oggi, però comunque presenti per la puntata che dà il via al palinsesto del giorno della PDF TV. Saluto a Simona Lupi, Silvia Lodà, Giuseppe Imbesi detto Pippo, grande Pippo, Angelo Bottone che ci scrive dall'Irlanda, Anna Russo, Alfredo Amorini, è arrivata anche la Pongi dal coordinamento editoriale, Manuela Pongiluppi Lauteri, che ha giustamente scudisciato il sottoscritto per il ritardo accumulato. Saluto Alex Zino Finori, Nicola Mantovanelli, Giovanni Fiori, con cui ieri sera abbiamo fatto una proficua riunione di lavoro davanti a uno splendido piatto di fusilli lunghi al ragù napoletano. Silvia Lodà, Stefano Sigali, mancano 3 giorni, Stefano, poi sono da te, a Forte dei Marmi. C'è Emma Evangelista, Jacopo Pioli, che è in Cina e che questa settimana c'ha poco a lavorare, Paola Procaccini, Claudia Brignoli, Mauro Turrini, Maria Pia Cardinale, Mary Rossi, PDF di Padova, Paul Freeman, Romana Cordova, la moglie di Andreas Hofer, cioè Emiliano Fumaneri. Saluto Leonardo De Stefano, Gasperina Anna Liggiato, Alessandra Tumino, Valerio Musumeci da Catania, Frisca Vegni, Fabio Cesari, c'è anche Max Esposito. Allora, parleremo oggi di alcuni fatti importanti che sono accaduti, che riguardano in particolare il mondo omosessuale. Pensate un po', c'entriamo poco noi, si litigano fra di loro stavolta, però è molto indicativa la litigata che andremo a raccontare. C'è Alessandra Mondelli, c'è Federico Pieroni, c'è Anna Russo, c'è Alessandra Paoluzzi con Obretta Ridolfi e Luigi Milanesi. Prima di tutto però andiamo a leggere la pagina di Vangelo di oggi, dopo aver salutato anche Alberto Agus dalla Sardegna, Leonardo De Stefano e aver sottolineato quello che scrive Manuela Pongiluppi Lauteri. Fate un mi piace alla diretta, se volete, condividete la diretta sul vostro profilo e soprattutto invitate gli amici a seguirci. C'è anche Lorenzo Damiano con Mauro Chialastri, ricordiamo, nuovo conduttore della PDF TV, Laura Quarta, e Luigi Milanesi che ci informa che l'UDC candida un trans in Sicilia. Ormai siamo al surreale vero, insomma. L'UDC candida un trans in Sicilia, insomma, siamo veramente alla follia pura. Saluto Anna Maria Costoli che dice grazie di aprirci gli occhi. Li avete già aperti, dovete solo cercare di direzionarli bene con lo sguardo nel punto giusto, è come mettere a fuoco, diciamo così. Silvana Scuccia, Saba Santarelli, Mauro Rotunno, anche lui grande conduttore con Silvia Lucchetti della trasmissione C'è Post per te, c'è Gabriella Maiglia, Arezzo sarà protagonista della prossima tappa del O Capiamo o Moriamo Tour, il libro verrà presentato domani alle 20:45, se non ricordo male, all'Hotel Etrusco di Arezzo, e ci sarà il sottoscritto domani a fare la tappa. Dopodomani invece ci ritroviamo a Forte dei Marmi, in quel della Versilia, con Stefano Sigali, l'ho chiamato Sigali per mesi e mi ha rimproverato, e Vittoria Polacci. C'è Giovanni Fava, c'è Mirko De Carli, un abbraccio a Mirko De Carli. Tramite lui mando un abbraccio anche a Massimiliano Fiorin, che si è arrabbiato perché gli abbiamo messo un piccolo commento sul suo pezzo, diciamo, che attaccava la visita di Papa Francesco a Bologna. Il criterio è sempre lo stesso, dico a Massimiliano, lo dico a tutti: la croce pubblica qualsiasi opinione vogliate inviarci, e la pubblica. In particolare Massimiliano Fiorin è sicuramente molto autorevole. Allo stesso tempo ha una sua linea, e la linea che abbiamo sempre indicato è che potete scrivere qualsiasi cosa, avere qualsiasi riflessione. Poi la nostra regola è che
non si sta nella Chiesa attaccando il Papa. Detto questo, lo si può fare, lo si può pensare, lo si può anche scrivere sulla croce, ma noi che siamo sempre stati critici, non abbiamo mai fatto sconti su tanti argomenti, pensate alle posizioni che abbiamo preso sullo Ius Soli, detto questo, se c'è da precisare la linea del giornale, abbiamo non solo il diritto, ma il dovere di farlo. Saluto Danilo Leonardi, Anna Ciappa, Sabino Sabini, Nulla Salus Extra Ecclesiam, ricordiamolo sempre. Poi ovviamente sul Papa si possono avere tutte le opinioni che si vogliono, anche io ho opinioni, come sapete, molto spesso critiche, le esplicito con molta nettezza. Non mi piace l'idea però che si possa avere un partito preso, diciamo così, su Bergoglio. Lo si può valutare, lo si può analizzare, lo si può criticare, ma è chiaro che tutto questo lo si fa in un ambito, anche sulla croce volendo, ma con la nostra linea che viene ribadita e evidenziata. E siccome sono in fila all'ultimo posto dei peccatori, non ho l'ambizione di spiegare al Papa come si fa il Papa. Nonostante questo, molto spesso, come sapete, ho anche espresso distanze e riflessioni, fino a un editorialino che credo sia stato molto sottolineato oltre Tevere, in cui ho scritto un titolo: Santità, dacce tregua. Ma ecco, voglio un clima che sia simpatico e amichevole anche quando si esprimono critiche. Detto questo, come dice bene Mirko De Carli, un abbraccio a Massimiano Fiorin, che ovviamente parte della nostra famiglia, e lo si è con qualsiasi opinione, rispettando le opinioni degli altri e con nettezza, rispettando ovviamente una linea di un quotidiano. Distaccate il giornalismo dal movimento. Ovviamente il giornale ha una sua vita che è autonoma, è fatta di... Sapete quante persone scrivono sulla croce in un mese? Sono centinaia, centinaia. Ognuno con le sue posizioni, con le sue idee, e ovviamente non sono tutte identiche. C'è gente che sta nel movimento del Popolo della Famiglia, gente che non ci milita, gente che è addirittura ostile al Popolo della Famiglia, pensate un po'. Ma scrive, può scrivere, perché la croce è una grande comunità di intellettuali che riflettono, che scrivono articoli approfonditi, che danno ognuno la loro, il loro contributo alla riflessione comune. Poi certamente il movimento politico esiste con il suo cammino, però come dice bene Alexino Finori, ogni movimento politico ha un suo giornale di riferimento. Certamente per il Popolo della Famiglia la croce è il quotidiano di riferimento, detto questo, con le sfumature e le differenze che garantiscono il pluralismo tra ciascuno di noi, come è sempre stato nel movimento e anche sul quotidiano. C'è Livia Brozzetti, fatemela salutare, oggi sarà che siamo andati in onda un po' più tardi, troviamo degli amici anche nuovi e sono felice di salutare Livia Brozzetti, Domenico Gioffrè, Rosalba Tavella, c'è anche Flaminia Longobardi e Gloria Callarelli, che sono invece amici e amiche storiche, diciamo così. Viva la maglia blu di Mario, ecco, una maglia azzurra tipo nazionale, oggi gioca la nazionale, quindi ho voluto onorare la nazionale. Saluto Lorenzo Damiano, che saluta dal PDF di Conegliano. Danilo Leonardi parla del tema della libertà, e sicuramente sarà il tema di cui parleremo oggi. Intanto però, come sempre, partiamo dalla lettura del Vangelo. Oggi siamo nei primi 12 versetti del 10° capitolo del Vangelo di Luca. Lo leggo, ci è arrivato anche Don Francesco Colamonaco, lo leggo al cospetto di molti sacerdoti che seguono stampa e Vangelo, quindi ovviamente, non essendo io sacerdote, e con l'umiltà del semplice fedele che legge, si fa illuminare dalla lettura più importante che si può fare al mattino, quella appunto del Vangelo. In quel tempo il Signore designò altri 72 discepoli e li inviò a due avanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe perché mandi operai per la sua messe. Andate, ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi.
non portate borsa né bisaccia né sandali e non salutate nessuno lungo la strada. In qualsiasi casa entriate, prima dite pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno, perché l'operaio è degno della sua mercede. Non passate di casa in casa. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà messo dinanzi. Curate i malati che vi si trovano e dite loro: si è avvicinato a voi il regno di Dio. Ma quando entrerete in una città che non vi accoglieranno, uscite sulle piazze e dite: anche la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Io vi dico che in quel giorno Sodoma sarà trattata meno duramente di quella città. Che bella questa pagina, che bella, 12 versetti, ma sentite che forza, sentite il Vangelo che entra come una lama a dire ciò che è bene, ciò che è male. Non è il volemose bene il Vangelo, non è l'idea dell'essere tutto uguale, no, c'è la pace, c'è chi vi accoglie, la pace che scende o la pace che ritorna, la polvere scossa dai sandali, la maledizione sulla città che non accoglie, l'andare due a due, non andare mai soli, gli agnelli in mezzo ai lupi. E questo noi siamo. Questo noi siamo, una pagina davvero straordinaria, come dice Alex Zino, una pagina che ci fa capire intanto chi siamo noi. Siamo quei due a due che vanno e parlano e non sempre accolti favorevolmente, Federico Pieroni, questo è il Vangelo perfetto per il popolo e la famiglia. Dobbiamo andare a due nei vari posti a testimoniare e informare. Quello che facciamo con la PDF TV, con la militanza. Alberto Leo, la fede non è sentimentalismo, è un impegno di testimonianza duro, faticoso, che ci fa spesso rifiutare dall'altro. Ma la nostra costanza, la nostra perseveranza, il nostro saper accogliere, il nostro essere accolti, aiuta davvero, alla fine, noi stessi come esseri, il mondo intero. Dicevamo ieri a questa cena che abbiamo fatto con Giovanni Fiori, con Nicola Di Matteo, con Guido Pianeselli, col gruppo che sta lavorando a queste cose qui, vedete, così capite, non c'è niente di misterioso, eh? Noi facciamo queste cose qui, vedete tutta questa roba? Questo è un po' degli incartamenti che servono per presentare domani mattina alle 8 la lista del popolo e la famiglia per il municipio Roma 10. Questo è un po', questo è un po' delle scartoffie. Un pochino, sono 525 certificati, una marea di atti, non avete idea di cosa dobbiamo combinare ogni volta per presentare una lista in un municipio, e questo è un terzo di quello che serve per un collegio elettorale per la Camera. I collegi sono 100, immaginate le scartoffie che dovremo produrre, questo è un terzo della documentazione che servirà per un collegio elettorale. E lo stiamo preparando per presentare Giovanni Fiori domani mattina alle 8 con 24 candidati del popolo e la famiglia al municipio Roma 10. Questo è il lavoro che facciamo 2 a 2, infatti domani andiamo in 4 a fare la presentazione, 2 a 2, 4 alle 8 del mattino alla sede del comune al via Petroselli. Come dice bene Massimiliano Esposito, la cosiddetta semplificazione burocratica, viva la digitalizzazione invocata dagli ultimi governi. Ecco, quando fate questa roba qua, pensate davvero che la digitalizzazione è una puttanata pazzesca, vi fanno fare una marea di carte, non avete idea cosa significa fare appunto anche solo la presentazione di una lista in un municipio, cioè in un quartiere di Roma. È vero che è un quartiere da 250.000 anime, quindi la tredicesima città del paese, ma questo è il livello di incartamento che serve, e poi controllare in ogni aspetto che non ci siano errori, foglio per foglio, non avete idea che cosa significa. E stiamo lavorando in queste ore proprio per la presentazione
di domani mattina alle 8. Danilo Lonardi dice giustamente: questa sarebbe la Democrazia in Italia, un club per i soliti noti. Perché per fare questa cosa qui bisogna proprio saperla fare. Perché se non la sai fare, questa roba qui è inutile che ti inventi, non è che la improvvisi. Esistono tutta una serie di technicalities, di cose tecniche che vanno fatte per la presentazione di un movimento a livello municipale, figurati a livello comunale di Roma, quando abbiamo presentato 10 volte questi incartamenti, figuratevi a livello nazionale. Però, come dice bene Danilo Bassan del PDF di Padova, presentare la lista del popolo e la famiglia è una felice fatica. È vero, una felice fatica. Flaminia Longobardi dice: attento Mario alle parolacce. Lo so che ogni tanto me ne scappa una, però oggi mi pareva di essere riuscito a evitarle. Non lo so, speriamo di... o forse è uscita una per caso, ma non volevo. Chiedo perdono se me ne è uscita una. Mauro Turrini dice: noi a Riolo Terme, quando ci siamo presentati, siamo stati osannati e complimentati, siamo forti. È vero, questo ce lo fanno, ci complimentano, che siamo talmente precisi, proprio pedanti per certi versi nella costruzione della documentazione, che poi alla fine veniamo anche ringraziati. Allora, veniamo a questi temi di oggi. Insomma, il tema della puntata di oggi è questa vicenda un po' strana. Ho detto puttanata, scusa, ecco, questa è la parolaccia, la derubricavo a coloritura, e invece subito mi arrivano tutti a dire: ne hai detto una sola, e allora con Giruppi e Loteri subito ha scritto: ho concesso il bonus, e va bene, scusa Flaminia, non lo faccio più. Vittoria Polacci dice: da 2 giorni, se Dio vuole, ci vediamo. Certo, Vittoria, sarò a Forte dei Marmi sabato sera, dopo aver presentato venerdì mattina le liste. Venerdì prenderò la macchina, andrò ad Arezzo per fare la tappa di O capiamo moriamo tour ad Arezzo venerdì, e sabato a Forte dei Marmi. Silvia Lucchetti: non la considero parolaccia quella lì, mi sembra solo una coloritura del linguaggio, insomma. Vabbè, comunque mi sono stato rimproverato, quindi andiamo avanti. Dicevamo, la vicenda di Sebastiano Riso. Sebastiano Riso è un regista, ha scritto una sceneggiatura, secondo me pure un po' sgangherata, non l'ho considerata sto film eccezionale, si chiama Una famiglia, e la titolazione mi ha molto irritato. Però che storia è? È la storia di una coppia, tra l'altro lei è Micaela Ramazzotti, mentre lui, Patrick Bruel, è un famoso attore e cantante francese, e oltretutto anche mio amico, incredibilmente. Abbiamo giocato molto spesso a poker insieme in giro per il pianeta, quindi ci conosciamo anche abbastanza bene, ed è veramente un grande attore. Il film vive della sua interpretazione. Cosa è successo? È successo che questo ragazzo, che è un omosessuale noto e che fa film dove lo sfondo omosessuale è sempre abbastanza presente, è stato aggredito. È aggredito per il tema del film, pare. Il film è una denuncia anche piuttosto accurata sul tema dell'utero in affitto, perché questa Michela Ramazzotti col marito, appure Vincent Bruel, si vendono i figli. E questo ovviamente innesca tutto un meccanismo molto, diciamo così, cupo per certi versi, finché Michela Ramazzotti scopre, adesso non vi voglio spoilerare il film, però insomma, che è la sua ultima maternità, vuole trattenere l'ultimo figlio, e questo innesca una serie di vicende di trama che non sto a elencarvi. Se volete andatelo a vedere, l'hanno messo in pochissimi, il film è iperfinanziato, ovviamente sostenuto, questo è un regista ha fatto 2 film che sostanzialmente non ha visto nessuno, ma che sono andati già ai 2 principali festival, uno a Cannes, l'altro a Venezia. Questo Una famiglia è a Venezia. Pare ci sia stata questa aggressione, subito è stata definita aggressione omofoba. Però, come dice Danilo Lonardi, un po' di dubbi, insomma, no, sulla mossa pubblicitaria. Il film ha incassato solo 40.000 euro,
nonostante sia uscito in 66 sale, anche il film precedente incassò pochi spiccioli, e questo ovviamente non depone molto bene per il futuro di Sebastiano Riso, così si chiama il regista, però insomma adesso non ci possiamo mettere a fare i detective. L'aggressione pare ci sia stata, secondo Riso è di natura omofoba, sarebbe stato colpito proprio per il tema del film, cioè il tema dell'utero in affitto. Qual è stata però la cosa che ci ha, diciamo così, attratto? È che uno si aspettava, no? Su questa vicenda, immediatamente la solidarietà del mondo LGBT, accanto al regista gay picchiato dagli omofobi, eccetera, eccetera. Quello che invece è accaduto, è qualcosa di estremamente diverso e per certi versi, estremamente preoccupante. Lo trovate oggi come editoriale sul quotidiano La Croce, in cui abbiamo scritto: sono entrati in modalità Goebbels. Modalità Goebbels. Perché? Lo specifichiamo, con una riflessione che nasce dalla lettura del post dedicato a Sebastiano Riso da Monica Cirinnà. Chi più di Monica Cirinnà, no? Dovrebbe difendere il povero regista gay. Ma Monica Cirinnà, invece di difenderlo, scrive: ho visto il film Una famiglia e ho detto al regista che è un film dannoso per chi combatte contro l'omofobia, per affermare l'uguaglianza di tutti gli amori e di tutte le coppie. Il film confonde tratta di bambini e gestazione per altri, che il regista nelle interviste odierne continua a chiamare utero in affitto, dimostrando la sua totale estraneità al dibattito culturale che faticosamente stiamo affrontando in tanti, soprattutto le famiglie arcobaleno, i cui figli sono ancora esclusi da ogni tutela. Nel film ho ritrovato tutti i pregiudizi e gli stereotipi usati contro i gay, rappresentati come gente che vuole i figli per capriccio ed egoismo e addirittura li compra togliendoli a una madre disperata. Proprio gli argomenti che tutti gli omofobi usano regolarmente dentro e fuori il Parlamento. Penso che il cinema, sentite questa frase, penso che il cinema, come ogni altra forma di arte e di cultura, debba inserirsi pienamente nel dibattito culturale che attraversa la società, sostenendo sempre i cambiamenti positivi sui diritti e il riconoscimento delle nuove realtà, con dolore noto che questo non è accaduto con il film di Riso. Roba da pazzi, roba da pazzi, roba da Goebbels, roba da Goebbels. Cioè, il film deve inserirsi in un dibattito culturale in cui tutti la pensano come una Cirinnà. Quindi, vabbè, la parolaccia l'ho usata nel testo. Che cavolo di dibattito è? Che dibattito è quello in cui tutti la devono pensare come la Cirinnà? E se non la pensi come la Cirinnà, Goebbels, Monica Cirinnà, ti dice che non ti sei inserito nel dibattito culturale. Che non sei, come dice qui, una cosa abbastanza folle. Sei estraneo al dibattito culturale, parli degli stereotipi perché i gay si comprano i figli nel film, perché nella realtà qual è? Perché non dici gestazione per altri? Devi dire gestazione per altri, non puoi dire utero in affitto? Signori miei, non si può dire utero in affitto, ma davvero pensate che mandate il manualetto del politically correct, con cui volete depurare il linguaggio anche dei giornalisti, e purtroppo il mio ordine si appecorona a queste indicazioni, devi scrivere gestazione per altri, così pensi che la pulisci la zozzeria e lo schifo che è l'utero in affitto, se la sterilizzi dal punto di vista del linguaggio la questione? E allora ci serve il dibattito culturale come dici te? Con le stesse opinioni tue e quello di me, è l'unico dibattito che va bene, altrimenti non sei inserito nel dibattito culturale. E se non sei inserito nel dibattito culturale, mamma Monica ti manda in castigo. Eh no, amica mia, il dibattito culturale è tra espressioni diverse. Monica Cirinnà e un altro signore
campione di queste libertà, che si chiama Aurelio Mancuso, proprio l'altro ieri hanno proclamato, attaccando il povero segretario del Partito Democratico di Roma che si chiama Andrea Casu, attaccato questo ragazzo, che è un giovane, perché aveva usato chiamare un responsabile di Pro Vita, un'associazione pro life che tutti noi conosciamo, Tony Brandi, a un dibattito su questi temi. E hanno attaccato che avesse invitato alla festa dell'unità questa persona, cioè una persona di Pro Vita. Quindi questo tipo di atteggiamento cosa vuole dire? Il dibattito non deve esistere, non deve esserci la voce dei pro-life, deve essere cancellata. Il bello è che il caro Andrea Casu, segretario del Partito Democratico, dopo la denuncia di questi due scemi, perché questo sono, oltre che piccoli Goebbels in miniatura, ha chiesto scusa. Oh, mi scuso perché ho invitato uno che ha un'opinione diversa da quella della Cirinnà. Ma ragazzi, ma di che stiamo pensando? Di che stiamo parlando? Ho collegato questa vicenda a quest'altra vicenda del video di questa povera mamma Katia, che è un'impiegata di banca, che ha fatto il famoso video, ormai famoso purtroppo, in rete a sostegno della sua attività nella banca. È piuttosto goffo, ridicolo, io ci sto, e tutto viene trasformato in una presa in giro. Adesso, se ti distacchi dal canone corrente, è il massacro. È il massacro. E questo mi fa dire: ma perché siamo diventati l'uno il Goebbels del prossimo? Ma perché? Perché sono diventati tutti Goebbels della diversità altrui, pur volendo inneggiare invece alla difesa della diversità? Perché c'è questo clima così pesante? E soprattutto, se questo è Goebbels, perché indubbiamente questo è Goebbels, la Cirinnà si comporta esattamente come un ministro della propaganda sovietico, nazista, fascista o cubano. Questi sono, diciamo così, i riferimenti culturali, evidentemente, di Monica Cirinnà e di Aurelio Mancuso. Se si comportano così, se questo è Goebbels, chi è il Führer? Da dove parte? Qual è l'origine di questo atteggiamento così ferocemente ostile alla diversità, pur pensandosi loro paladini della diversità? In realtà sono paladini solo della diversità se piace a loro. Allora, il tema preoccupante è da analizzare, è che siamo dentro un contesto sociale che ormai è diventato estremamente totalitario, nel senso orwelliano del termine, cioè un pensiero unico dominante scritto da una casta molto ristretta, iperfinanziato, iperstrutturato economicamente, che si comporta come il Grande Fratello di natura orwelliana. Non è il Grande Fratello VIP di Margoglio e Predolin, è il Grande Fratello di quello straordinario libro che si chiama 1984, che in pochi hanno letto e che molti dovrebbero rispolverare per i meccanismi che vengono costruiti di oppressione sociale scambiata per una libertà che è una libertà senza senso e che diventa una libertà priva di qualsiasi spazio in realtà di autodeterminazione, paradossalmente, proprio quella società che crede di essere pienamente emancipata. In realtà dentro quella pienezza c'è la schiavitù piena del Big Brother che domina sulle nostre esistenze. Come dice Danilo Leonardi, stiamo scivolando nella dittatura del pensiero unico. Federico Pieroni dice che l'hanno letto e l'hanno dimenticato, 1984. Per come conosco io le Moniche Cirinnà e gli Aurelio Mancuso, non l'hanno letto, perché dentro c'è anche Goebbels, è profondamente ignorante. È profondamente ignorante. Davanti a Leni Riefenstahl, che è uno dei più grandi registi della storia del cinema, nonostante abbia agito nel tempo nazista, ancora oggi alcune sue rappresentazioni cinematografiche, penso al Trionfo della Volontà, sono film che hanno ispirato i film contemporanei fino a Guerre Stellari, a Blade Runner, sono immagini straordinarie, quelle in particolare
di Leni Riefenstahl al raduno nazista di Norimberga, così come alle Olimpiadi di Berlino. Ebbene, Goebbels non capiva nulla, voleva provare a imbrigliare il genio e venne respinto, perché il genio poi respinge ciò che è il controllo goebbelsiano, che è sempre oltre, è sempre più avanti, è sempre in grado di riprendere un Jesse Owens che vince le medaglie d'oro da persona di colore davanti al Führer, cosa che Goebbels non vorrebbe far vedere. La libertà, se praticata con senso e con ragione, vince davanti al Mein Kul Pop, davanti al ministro nazista che vuole imporre i suoi canoni, i suoi dibattiti culturali, diciamocelo con chiarezza, sono dibattiti culturali che alla fine si schiantano davanti alla verità e alla libertà e, fatemi dire, anche davanti alla bellezza. Vabbè, di questo volevo parlarvi oggi, mi scuso per la mezza parolaccia che è scappata, ma insomma è una giornata un po' così, siamo pieni di cartacce, di cose da fare che ti fanno impazzire la mattina e la sera. Ricordo, ecco qua, il plico dei documenti su cui sto lavorando per la presentazione liste domani mattina alle 8. Faremo un collegamento dalla sede, domani Stampa e Vangelo la facciamo dalla sede del Comune di Roma, Via Petroselli 50, dove ci ritroviamo con Giovanni Fiori, con Nicola Di Matteo, con Guido Pianeselli per fare la presentazione delle liste alle 8. Quindi andremo, faremo la presentazione delle liste e poi, se tutto andrà bene, ci faremo il collegamento per farvi sapere che, insomma, formalmente il popolo della famiglia ha presentato le liste al Municipio Roma 10. Però, siccome sono fisicamente lì, fisicamente allocato per doveri d'ufficio alla sede del Comune di Roma, da lì faremo con inevitabili impacci tecnici la puntata di Stampa e Vangelo. Ringrazio Giuseppe Fogone che da Napoli ci dà il sostegno per la battaglia che stiamo facendo. Ringrazio Chiara Sammori che ricorda che sabato 14 di ottobre al Teatro Salumberto, uno dei più bei teatri, più capienti teatri di Roma, ci ritroveremo alle 11:30 per la puntata speciale, diciamo così, del tour dell'O Capiamo Moriamo Tour, O Capiamo Moriamo Tour, puntata straordinaria, tappa straordinaria alla Teatro Salumberto di Roma, sabato 14 ottobre alle ore 11:30. Dalle 11 si può cominciare a entrare in teatro per occupare i posti, con Costanza Miniano, Marco Scicchitano, Padre Maurizio Botta e il sottoscritto per un giorno, che tornano a calcare le stesse assi del palcoscenico dopo i fasti di 4 anni fa con il tour dei falsi miti di progresso, che insomma in qualche modo diede il via a un processo che poi arrivò fino ai Family Day e tutto quello che conoscete. Non so se saremo in grado tecnicamente di fare una diretta, lo dico a Danilo Bassan, perché il teatro è molto raccolto, è una bomboniera molto bella, non so come siamo messi con il wifi e con strutturalmente le possibilità di fare la diretta. Quindi invito tutti quelli che volessero vivere un momento speciale di organizzarsi anche da fuori, so che stanno arrivando persone in treno, in macchina, insomma, trovatevi al Teatro San Umberto di Via della Mercede 50 per uno degli eventi, credo, che più resteranno nel cuore di ciascuno di noi, di questo lungo tour di O Capiamo o Moriamo, che si inserisce ovviamente dentro alla mobilitazione del popolo e della famiglia in tutta Italia, una mobilitazione derivante evidentemente dalla passione di decine di migliaia di militanti. Fatemi ringraziare molti dei quali seguono Stampa e Vangelo. Mese di settembre, ricordo, 255.000 persone hanno seguito il palinsesto della PDF TV. Vi ringrazio molto. Migliaia e migliaia tutti i giorni seguono questa puntata ogni mattina. Ecco, Catiuscia Longobardi è arrivata in diretta. Roma Nord è presente,
aiutateci nella crescita del popolo e della famiglia, contattatemi. Un grazie speciale a Nicola Di Matteo, grazie a Catiuscia Longobardi, Flaminia Longobardi, cioè basterà il teatro ad accoglierli tutti. Il teatro è molto capiente, quindi ci sarà modo, credo davvero, di accogliere tutti a Via della Mercedes 50, Teatro Sala Umberto. Jacopo Pioli da Qingdao in Cina si sente un po' fuori mano, dice fate la diretta, vedremo se ci riusciremo, ma non lo so. Cercheremo comunque di registrare, come dice Giuseppe Marino, se non ci sarà la diretta almeno la differita, cercheremo di registrare e poi mandare in onda comunque l'evento in qualche modo, adesso ci organizzeremo. Vi ringrazio tutti per la presenza, ringrazio anche la Militanza Digitale 3.0, Guido Mastrobuono, Alex Zino Finori, Massimiliano Esposito, il gruppo che si sta occupando anche della produzione di contenuti video qui su PDF TV. C'è Monica Consigliere che dice la situazione urgente richiede la mobilitazione del popolo e della famiglia. Don Francesco Colamonaco si chiede come fanno i cattolici a stare nel PD, è veramente una domanda che mi pongo anch'io e lo dico essendo uscito dal PD. Saluto Paolo Ruotolo, saluto Agnese Mascellari, emergenza Rom nel municipio di Eci, hanno in mano le case dell'Ater, è assolutamente un tema che affronteremo durante la campagna elettorale. Saluto anche Vladimiro Campello del Popolo e la Famiglia del Friuli Venezia Giulia. Emanuela Pongiluppi Euteri vi pubblica il link per acquistare O Capiamo o Moriamo. Vi comunico che peraltro da oggi anche Amazon è tornata a vendere O Capiamo o Moriamo. Per una settimana si era fermata perché avevamo esaurito la tiratura. Da oggi si può andare su Amazon e comprare non solo la versione Kindle, che è arrivata al settimo posto della classifica generale di sociologia, che è un grandissimo risultato, settimo posto, ma anche avete la possibilità di acquistare il cartaceo anche su Amazon, oltre che sul marketplace della Croce, www.lacrocequotidiano.it/abbonarsi-ora. Fifi chiede se la mattinata alle 11.30 al Teatro San Umberto sia a pagamento. Ovviamente no, ingresso libero e gratuito. Daniela Scavolini dice nelle librerie, sì, anche in 4.500 librerie, cioè tutte librerie italiane, grazie al sistema Fastbook potete ordinare O Capiamo o Moriamo proprio da pochi giorni, quindi siamo in condizione di soddisfare, come dire, la domanda del libro in tutte le maniere. Il modo più bello poi è trovarci e incontrarci nel giorno delle presentazioni. Ricordo domani la tappa di Arezzo, dopodomani la tappa di Forte dei Marmi in Versilia. Affrontiamo la Toscana del Sud e la Toscana del Nord. Siamo stati già in Puglia, poi la settimana prossima sarà laziale e romana, appunto, perché facciamo il Sala Umberto e facciamo Nettuno il 15 di ottobre, e poi ci sarà una settimana un po' romana al Villaggio Breda proprio con Silvia Lucchetti, e il giorno dopo, il 20, 19 Villaggio Breda, il 20 ce ne andiamo in Umbria a toccare anche l'Umbria. Le prime 20 date del tour di O Capiamo o Moriamo toccano 10 regioni d'Italia, mezza Italia la copriamo nei prossimi 100 giorni. Pierina dice, Pierina Lucaresi, grazie Mario per tutto quello che fai, grazie per tutto quello che fate. Saluto anche l'avvocato Anna. Saluto anche Mariano Aliberti, dice come mai non esiste un PDF a Piacenza, non lo capisco. A nicolaroma@hotmail.com per segnalare la nascita appunto del circolo di Piacenza a Nicola Di Matteo. C'è Don Damiano Cavallaro, fatemi abbracciare davvero Don Damiano Cavallaro, che dice noi stiamo come Mosè con le mani alzate a intercedere, che Dio vi benedica. Grazie davvero a Don Damiano Cavallaro, a Don Francesco Colamonaco, ai tanti sacerdoti che si connettono con Stampa e Vangelo ogni mattina e ci danno la forza per andare avanti. Oliver Nazir chiede il saluto, salutiamo anche Oliver Nazir, salutiamo Licia Ben, Vincenzo Lelli
Flaminia Longobardi dice: il coraggio di diffondere la verità sta diventando sempre più copioso. È vero, questa è una cosa che ho sensazione anch'io. Stiamo crescendo sempre di più. Vediamo se a Ostia cominciamo anche a misurare in termini di consenso questa crescita. Maria Felicetti dice: serve il PDF a Taranto. Sono andata a rafforzare quello di Bari. Da Bari si può andare anche vicino a Taranto e fare lo stesso lavoro. C'erano anche gli amici di Lecce a Bari e quindi la Puglia la possiamo coprire con grande attenzione. Federico Pieroni sottolinea l'attività del PDF Giovani, cioè del gruppo giovanile del popolo della famiglia. Emanuela Pongiluppi spiega come fondare un circolo e poi riferirsi al coordinatore nazionale Nicola Di Matteo. Saluto Prisca Vegni che dice: occupiamo o moriamo è un perfetto regalo di Natale. Benissimo, grazie, è una buona idea, in effetti, da mettere sotto l'albero. Saluto Luciano Signorile. Con questo vi do l'appuntamento alla puntata di domani, che come ho detto sarà una puntata un po' ballerina per via delle obblighi di presentazione liste che abbiamo alle 8 del mattino al Comune di Roma, quindi mi perdonerete se l'orario sarà legato alle esigenze burocratiche che avremo per consegnare questo po' di paviello, come vedete, e tutto il lavoro che faremo stanotte per sistemare ogni singolo foglio in maniera che la presentazione sia immediata. Barbara Colurcio mi chiede: Napoli, Napoli faccio la presentazione il 4 di novembre a Napoli, 4 di novembre e al mattino, e dunque ci si incontra là con tutti gli amici del popolo, della famiglia. Mariana Liberti dice: Mario, si dovrebbe aprire una scuola di formazione politica, stiamo facendo dei seminari di formazione politica, ne è previsto uno sabato 1 dicembre e al più presto, tra l'altro organizzato da Giuseppe Brienza, al più presto vi daremo i dettagli. E a Roma si è tenuta una vera e propria scuola di formazione politica che ha concluso il suo primo ciclo di lavoro nello scorso mese di giugno con il rilascio degli attestati, peraltro di frequenza. Saluto anche Piero Fanara, Anna Ciappa, Ninna Rello e da Maria Ninolfi una buona giornata. Ci troviamo domani, speriamo, con tutte le pratiche per la presentazione del popolo famiglia alle elezioni appunto chiuse. Chi è il Führer? Chiede Sabrina Negretti. È il pensiero unico, iperfinanziato del nuovo Grande Fratello. Il pensiero che vuole omologarci. Allora, a questo Führer noi dobbiamo ribellarci con la capacità di libertà dei figli di Dio e della sequela di Cristo. Da Maria Ninolfi una buona giornata a tutti. Stampa e Vangelo torna domani, come vi ho detto, in una special edition da Via Pedroselli 50 in Roma, dal luogo dove presenteremo la lista per Giovanni Fiori, presidente del municipio Roma 10, per farvi di nuovo vincere il popolo della famiglia che cammina su gambe sempre meno gracili. Da Mario Arinolfi, una buona giornata a tutti.